Questo è il mio primo video ASMR, perché io nei video, a me i video ASMR piacciono tantissimo e non li ho mai visti, però cioè, a me piacciono tantissimo e ho deciso di fare un video ASMR e ho visto su TikTok che fanno molti like, molti visual, e allora ho deciso di farlo però su YouTube e quindi andremo queste due tinte labbra, però prima non so se te l'ho detto, ma questa stanza me l'ha comprata mio padre. Il papi ha sganciato per questo video. Se tu e quando entrerai, che sarà pubblicato da 0,7 secondi, avrà già 10.000 visual. Perché il mio papi, con la sua Mastercard, la sua carta di credito, mi ha già comprato 10.000 follower. Perché si fa così, tutti gli artisti ASMR fanno così, perché altrimenti com'è che si potrebbe fare? Solo così si fa su YouTube, se vuoi essere qualcuno, altrimenti non sei nessuno, tipo quella là, come si chiama, Gotai ASMR, di Ego Splendente, quella che vuoi essere, cioè a nessuno interessa, perché lei non si compra i follower e quindi non se la caga nessuno, non come me. Insomma, e quindi volevo, cioè, ci tenevo a precisare che tutto questo scenario che vedi alle mie spalle è tutto comprato dal papi, anche il microfono, anche se farò soltanto un video as Amazon, però ci tengo a dirti che ho comprato tutto il papi e anche preso il microfono di ultima generazione e quindi sicuramente userò tutto questo, solo questo, per un video ASMR, oppure potrei anche fare tipo qualche altro video, tipo l'armocromia, magari, non so, armocromia, oppure un video dove mukbang e anche, oppure provare tipo dei cibi strani, non lo so, fatemelo sapere nei commenti, tanto anche se non mi commentate, il papi mi compra dei commenti indiani. Sì, sui siti indiani prende dei commenti e mi vengono tipo tutti che mi adorano e così, e quindi niente, mi faccio comprare anche dei commenti dagli indiani e dei like sicuramente, e poi anche mi faccio comprare tipo non lo so, dei followers sempre e comunque, io me li compro tutti, il mio papi ovviamente, e quindi niente. E volevo dire che appunto ho preparato anche dei tigres
perché ho visto che si fanno nei video su TikTok. Ho visto che vanno tantissimo di moda questi schifosi insetti e sono super belli e non ho ben capito come si usa. Non so se te l'ho detto, non te l'ho detto, che l'ho preso su TikTok, te l'ho detto, ok, te l'ho detto, ok, e niente, ho visto tipo che fanno così, ma non so. Non lo so, perché fatto dagli altri faceva un bel suono, invece se lo faccio io non capisco dove sto sbagliando, perché comunque cioè devo solo fare così, e invece se lo faccio io non so, è strano. Però mi piace perché ha il colore della bandiera della pace e sempre peace and love. E vabbè, e poi dopo anche questo, che l'ho visto da una mia collega di OF. Anzi, seguitemi su OF, mi raccomando, iscrivetevi con 3 dollari al mese. Vedrete che spaccione, farò qualsiasi cosa che non si può neanche descrivere su YouTube, se no mi bannano il canale, poi mi devo comprare altri 400, e quindi però voi con 3 dollari vedete un sacco di cose, contenuti, cose che non sapevo neanche io di poter fare. Ciao, ti saluto, la mia collega di OF. Questa maglietta che non mi sta come dovrebbe stare, dovrebbe. Non so se te l'ho detto, te l'ho detto. Ho comprato delle cose su Shine. Sì, Shine, presente quel sito là cinese. Cinese, sì, Shine, Shine, sì, Shine, sì, te l'ho detto, non so se te l'ho detto, però lì ho preso dei perizomi e dei costumi che forse ti farò vedere, ma solo se vieni sul mio F, li vedrai, sono invisibili. Se questo video arriva tipo, non so se te l'ho detto, se questo video arriva tipo, non so, 10.000 like, ma tanto me li compro, quindi no, facciamo 30.000, perché 10.000 me li compra il papi. Allora se arriva tipo 30.000, non so se te l'ho detto, che se arriva 30.000 like faccio il video ASMR dove mangio la banana con la panna. Sì, è un video molto richiesto su dei video ASMR. E quindi se vuoi posso fare quel video, però se tu paghi 3 dollari al mese, la banana la mangio da un'altra parte, con delle altre labbra, certo, sì. Allora, io direi che è arrivato il momento. È il momento mio preferito. Momento super top. E dico.
di provare questa tinta labbra. Tinta labbra. E Chicco, di Chicco. Sì, è un tinta labbra di Chicco. Allora, numero 10. Numero 10, 10, 10. Non so se te l'ho detto, ma numero 10. Numero 10 è, c'è scritto Instant Color Matte Liquid Lip Color. E altre cose che non so leggere, ma un rossetto liquido. Me l'ha comprato il papi con la sua carta di credito. Non è andata proprio come avevo previsto, però adesso io faccio la influencer, sì, e praticamente io faccio la Chiara Ferragni, sì, però diciamo che non sono proprio imprenditrice di me stessa. Però io con i soldi del papi, con i soldi del papi sono imprenditrice di me stessa, ok? Sono influencer, quindi provo i prodotti e poi mi pagano per dire che sono belle. Niente. Proviamo questa. Quindi niente, niente, adesso facciamo questo, proviamo questa tinta labbra che ho già detto, numero 10, ok? Allora, non vedo niente perché non ho uno specchio, devo guardare qua in videocamera, però mi devo avvicinare. Aspetta, che mi devo avvicinare per provare questa tinta labbra. Non so se. Ok. Un attimo. Allora. Mi piace molto, molto bella. Adesso facciamo la prova. Guarda, non si. Non macchia neanche un po'. Sì, sì, è proprio. Vedi? Neanche un po'. Mi sta proprio divinamente. Sì. Non so se te l'ho detto, ma io ho F. Iscriviti. Abbonati, mi raccomando. E non so se te l'ho detto, io sono vegana. Dicevo, io sono vegana. E all'occorrenza sono anche onnivora. E dipende nel luogo in cui mi trovo e quale cultura fa più like in quel momento specifico nella quale io mi trovo, ok? E quindi sono all'occorrenza vegana, all'occorrenza onnivora o vegetariana, dipende, insomma. Non so se te l'ho detto, però mi sono messa un po' meglio il tinta labbra, il rossetto liquido, perché non mi piaceva come l'avevo messo. Infatti adesso sembra che io ho le labbra
molto più carnose perché l'ho messo tipo qua sopra a stile Marilyn Manson. Se no, quella cosa tipo ma io non lo conosco. E niente, io non so se te l'ho detto, non lo so se te l'ho detto, ma io volevo provare anche questa tinta labbra, sempre della Kiko, che però è 3D Hydra Lip Gloss, e 05, che è proprio da principessa, perché io sono una principessa, il mio papà mi dice sempre che sono una principessa, e quindi e per l'almocromia mi hanno detto che questo colore mi dona tantissimo, e infatti io ho scelto la tinta labbra numero 10, non la 05, perché io, il mio oroscopo questa mattina aveva detto di non credere nell'armocromia, e quindi oggi non ci ho creduto, però appunto non sono tanto sicura, vedremo il mio oroscopo. Io sono Capricorno ascendente anguilla, e non so se domani potrò mettermi questo qui, che mi sembra troppo bello, ancora non l'ho provato, non so se te l'ho detto, è lo 05 di Kiko, e non mi hanno pagato per dirlo stranamente, questo davvero mi piace, però appunto io ero stata pagata per provare questa tinta labbra, non so se te l'ho detto, e perché io sono un influencer e mi pagano per mostrare i prodotti. E niente, questa tinta labbra è strabella, e quest'anno andrà tantissimo di moda, è proprio un colore primaverile e estivo, non so se te l'ho detto, no, non te l'ho detto, non è un colore primaverile estivo, come no? Sì, quest'anno è primaverile e estivo, ok? E non accento neanche un po' il mio colore naturale dei denti, che di solito uso sempre il filtro denti bianchi su TikTok, ma su YouTube non c'è, e quindi purtroppo vedrete questo colore naturale che abbiamo tutti, e però su internet bisogna sempre apparire, quindi di solito metto quel filtro, però qui non c'è. E niente, io volevo anche farmi le lenticine, però non proverò né con un filtro né con e neanche con una matita, o come fanno quelle che si spruzzano quella cosa per i capelli, non so, e non so se te l'ho detto, e io andrò direttamente a tatuarmi le sopracciglia, le ho già tatuate, e volevo dire, non so se te l'ho detto, ma volevo tatuarmi direttamente le lenticine, però appunto se poi farò schifo non importa, tanto il papi poi paga e si risolve, insomma, la situa. E niente, allora niente, io non so se fare altri suoni o se più basta così il video, non lo so, potremmo fare del tapping, metti forse su questo, ma oggi devo andare a rifare le unghie perché le ho perse tutte, avevo tipo 75 centimetri di unghie, e però oggi la domestica non poteva lavarmi i popi, e quindi ho dovuto togliere perché sono andata in bagno e così, sai com'è, e quindi alla fine ho deciso di
che tanto tra poco vado a rifarle. E quindi non lo so, cosa mi consigli? Lo stiletto? O lo stiletto? Oppure, non lo so, non lo so se farà ancora 75 centimetri. Oppure, non lo so, farne 80, oppure un po' più corti, tipo, non so, un 60 centimetri. Così, non lo so, non so se te l'ho detto, te l'ho detto. Potremmo anche scegliere insieme, scegliamo insieme che disegno fare. Io volevo fare l'ultima cena, che ci sta proprio, ci sta bene. Oppure volevo fare una cosa più estiva, tipo, non lo so, il profondo del mare con tutti i pesci. Oppure la pericena dell'ultima cena. Non lo so, non sono indecisa, dimmelo tu. Allora, non so perché mi sono fissata questa ultima cena, però mi piace tanto dirlo, cena, cena. È anche asma, secondo me. È asma. Secondo me è asma. Sì. E quindi niente. Ricordatevi di iscrivervi, 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 iscrivervi. Tico, 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 tico. Iscriverti, abbonati, iscriverti al mio canale. E vieni a trovarmi su F, ovviamente, e seguimi su Instagram, ok? Trovi tutti i link sotto questo, nell'info box, con la link della Tintola, browser mio codice sconto, non so se te l'ho detto, c'è anche un codice sconto che si chiama, non lo so, 15, ultima cena, quindi niente, se vuoi che io riproponga la artist incapace, lasciami tanti like, non so se te l'ho detto, ma potrei anche riportarlo sul canale. Non mi uscirà mai questo make up perché ho fatto una specie di contouring al naso, creatura, non importa. E quindi niente, lasciami tanti like, poi magari con Shen si può fare un video sull'armocromia che a lui piace tantissimo. E niente, non so se l'ho detto, ma adesso finisce il video. Io ti auguro buonanotte e buon relax. Scusa, aspetta, anche per questa prima volta le gemelle. Ti auguro buonanotte, buon relax, ciao, credo.